Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema. Sono Giulio e volevo fare la recensione di un film che è da pochissimo uscito in streaming su Netflix, che è Spider. È un film che mi incuriosiva molto, sia per il cast, sia per il regista di Joseph Kosinski, che ci ha portato a volare in alto con Tom Cruise in queste settimane con Top Gun Maverick. Ma come sappiamo, quel film doveva uscire 2 anni fa, quindi questo è il suo ultimo film, Spider-Head. E se Top Gun Maverick ci ha portato in alto, qua ci porta proprio in basso, perché lo dico subito, per me il film è stato una grandissima delusione. Proprio mi aspettavo, dalla trama che adesso vi racconto, un qualcosa di un pochettino più, non solo coinvolgente, ma potente da un punto di vista proprio, drammaturgico. Di cosa parla? Parla, siamo in un prossimo futuro, neanche tanto lontano, dove un luminare visionario medico, che è interpretato da Chris Hemsworth, che interpreta il dottor Steve, sta praticamente elaborando in maniera del tutto sperimentale una nuova tecnica di, diciamo, riabilitazione, di cura, verrebbe dire anche controllo su dei carcerati, nel senso che a questi carcerati, le cui pene stabilite, a parte un paio di personaggi, non sono ben chiare, cioè non si capisce se sono lì per la gravità del reato o sono reati minori, però questo poco importa. Ma sono lì per del volontariato, nel senso che vengono utilizzati dal dottor Steve per portare avanti un progetto decisamente visionario, che consisterebbe nel, tramite dei farmaci, riuscire a controllare non solo la loro mente, ma anche le loro emozioni, le loro sensazioni, e in maniera del tutto, perché viene ribadito, volontaria, decidono se accettare o meno questa prova, questo test medico. Ma c'è, cioè, ovviamente un ma: tra questi carcerati c'è il personaggio di Miles Teller, che avevamo visto anche lui in Top Gun Maverick, che dubita di questa terapia, nel senso che ha la sensazione che il dottor Steve abbia anche un secondo fine non proprio nobile, per cui all'inizio volontariamente accetta, poi in seguito incomincerà a dubitare del processo e a ribellarsi fondamentalmente a quello che stava succedendo. E da lì inizia il film cambia completamente tono, diventa più drammatico, diventa più quasi un giallo investigativo proprio sul dottor Steve. Perché questo film, secondo me, è un film molto brutto? Perché dalla trama, anche dai primi 20 minuti su cui il film parte, si stabilizza, secondo me poi il film si perde nello sviluppo. Se è uno sviluppo, secondo me, anche abbastanza banalotto, nel senso che il senso della terapia viene meno, si comincia a incrinare il rapporto tra il dottor Steven e appunto il carcerato interpretato da Miles Teller. Diciamo che anche la struttura carceraria è decisamente atipica, sembra quasi non voglio dire un bel centro commerciale fornito di qualunque servizio, ma insomma è un carcere, direi, decisamente atipico, dove i carcerati si muovono liberamente, si cucinano, si preparano, hanno tutta una serie di comfort che, boh, non so, mi ha lasciato un po' così, più che altro perché sembra quasi un carcere, direi un po', direi fighetto, un po' caratterizzato da una struttura veramente
bella, veramente spaziosa, insomma, forse fa parte della stessa terapia, cioè cercare di lasciare il detenuto libero di muoversi così, però secondo me un po' stona. E quello che secondo me è la parte debole è proprio lo sviluppo della terapia e soprattutto, non dico tanto Miles Teller, che è un bravo attore, ma Chris Hemsworth nella parte del dottore visionario, secondo me, funziona poco. Nel senso che non riesce a tenere un tono serio, un tono drammatico credibile, fa ogni tanto qualche battuta che secondo me è un po' fuori luogo, vista anche la storia, la trama e quello che secondo me c'è sotto, cioè riuscire a creare un sistema per cui sì, il carcerato può recuperare, ma in realtà è un recupero condizionato perché ok che i carcerati vengono volontariamente, scelgono volontariamente, cioè all'inizio di ogni colloquio dicono accetto, approvo la terapia, ma alla fine poi risulta quasi un controllo mentale, però è tutto molto sempliciotto, molto banalotto. Poi a un certo punto, quando appunto Miles Teller de deciderà di indagare, di capire meglio cosa succede, il film assume anche poi toni di film d'azione, quasi una, tra virgolette, concedetemela, una fuga da Alcatraz, ma fuga da Alcatraz è un capolavoro. Questo è un film molto, molto brutto. E anche il finale vuole essere un po' melodrammatico, un po' quasi in un certo senso romantico, di un dottore che ha cercato di fare qualcosa di buono, ma in realtà non ci è riuscito, anche se il suo intento lo capiamo bene, soprattutto da alcune inquadrature, cioè dal fatto che il dottor Steve tiene sotto controllo un'agenda dove capiamo, perché diverse volte vengono fatte inquadrature sull'agenda, sul fatto che lui la nasconda dentro un cassetto, chiuda chiave, cioè che dentro a quell'agenda c'è di più di quello che la facciata del dottor Steve vuole mostrare. Quindi, secondo me, è un film che quasi non è né carne né pesce e ha anche dei toni, secondo me, molto lenti, molto noiosi, a parte i primi 20 minuti di assestamento, scusate. Poi il resto è veramente un tirare avanti con, secondo me, una discreta noia. Quindi il risultato finale è un film che aveva delle sue potenzialità, delle aspettative, mi permetto anche di dire, ma vengono anche ampiamente deluse. Anche la stessa regia di Joseph Kosinski, che è un ottimo mestierante, oltre a Top Gun, ha fatto altri film, se non sbaglio anche Oblivion, sempre con Tom Cruise, film di fantascienza, cioè uno che con la macchina da presa, secondo me, sa lavorare bene. Invece qua forse anche gli spazi, forse anche le dinamiche, la sua capacità di regista viene anche meno. Quindi il risultato di Spider-Head è proprio un film molto molto deludente, che mi ha lasciato alquanto basito anche su certe scene, anche su certe dinamiche di controllo mentale, anche tra personaggi che interagiscono tra di loro, insomma, boh, non mi aveva proprio convinto. C'è anche una scena in cui un carcerato fa una brutta fine, anche questo controllo mentale, insomma, l'ho trovato un po' raffazzonato. Ecco, questo è quello che volevo dire in merito a Spider-Head, che è appunto in streaming da pochi giorni su Netflix. Personalmente non mi ha convinto un granché. Per questa recensione è tutto. Ciao a tutti, alla prossima.